con Daniela De Robert, grazie dell'ospitalità, e parliamo anche con lei di temi che riguardano l'informazione. Daniela De Robert è giornalista del TG2 e nello stesso tempo è impegnata politicamente in questa sessione di elezioni amministrative per la lista civica di Marino. Noi come Move On Italia, ti ho spiegato, stiamo portando avanti da parecchio tempo un progetto di riforma del servizio pubblico televisivo che ti ho illustrato, e su questo mi piacerebbe avere un tuo parere, e al tempo stesso mi piacerebbe capire meglio di più la cosa a cui mi hai già accennato, che è la tua iniziativa di una possibile casa dell'informazione da realizzare se in politica le cose, come dire, vanno per il verso giusto rispetto alle tue aspettative. Quindi ti lascio la parola per esporre un attimino un po' le tue riflessioni, idee su quanto ti sto proponendo. Allora, intanto grazie per l'occasione. Sono temi che a me sono molto cari, quelli di Move On portati avanti. Io, oltre al giornalista del TG2, sono anche rappresentante nell'Usigrai, sono nell'esecutivo attuale, nel precedente. Da sempre ho un'attività sindacale, ho cominciato da precaria, con il coordinamento precario, continuo ancora oggi da interna, lavorando sia per i precari sia per i giornalisti che lavorano all'interno della RAI. Uno dei temi che a noi sta molto a cuore, su cui ci stiamo muovendo da molto tempo, è sicuramente la riforma del servizio radiotelevisivo e il tema del servizio pubblico. Continuiamo ostinatamente a credere che il servizio pubblico radiotelevisivo, che a noi oggi piace chiamare un servizio pubblico cross-mediale, perché forse non siamo più solo radiotelevisivi, sia uno strumento essenziale di democrazia. Non si può pensare a un paese senza un servizio pubblico radiotelevisivo. Io faccio sempre l'esempio degli ospedali. Il fatto che non funzionino non vuol dire che non ne abbiamo bisogno. Il fatto che il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, che la RAI, non abbia funzionato come avrebbe dovuto, non significa che possiamo farne a meno. Io credo che ne abbiamo bisogno, e che abbiamo bisogno di un servizio pubblico che faccia il suo lavoro di informazione, di formazione, di spazio per raccontare il paese, i paesi e il mondo. Credo che si debba fare di tutto perché la politica esca, e non basta che la politica dica di uscire, bisogna fare in modo che stia fuori. Quello che noi proponiamo, che per tante cose si avvicina a quello che chiedete voi, è una legge che moltiplichi le fonti di nomina, in modo che ognuno abbia un pezzo di fonte di nomina e sia difficile poter controllare il pacchetto. E questo è nel quadro di riforma che stiamo proponendo. E quindi sicuramente su questo direi che siamo vicini, direi che sicuramente ci accomuna una battaglia per il servizio pubblico, ci accomuna una battaglia per un servizio pubblico libero, indipendente, che garantisca un'informazione indipendente e completa, perché si può essere indipendenti e incompleti, e neanche quello ci piace. Quindi su questo credo che le battaglie le abbiamo fatte insieme e continueremo a farle. Ed è, ripeto, un tema centrale di democrazia. Il tema dell'informazione io l'ho voluto portare con me anche in questo nuovo impegno per una città diversa, per una città. Lo slogan di Marino è cambiamo tutto, sì, cambiamo veramente tutto, e credo che anche in una città come Roma il tema dell'informazione debba essere centrale, non solo per quello che possiamo sintetizzare col tema della trasparenza, perché le istituzioni devono essere veramente trasparenti, perché i cittadini devono poter leggere, capire e controllare che cosa fa la giunta, cosa fa il sindaco, come spende i soldi, come sceglie le persone, come stanno lavorando, gli obiettivi raggiunti e non raggiunti e perché. E quindi tutto questo deve essere possibile. È una fatica, va cambiato profondamente, va semplificato, vanno pensate misure di comunicazione e di confronto. E oltre al sistema dell'internet, il sistema del web, che è importante ma che non basta. L'altro tema, io mi chiedevo come possiamo portare il tema dell'informazione in una capitale, in una città come Roma, e ho pensato che in fondo noi abbiamo una casa del jazz, una casa della musica, una casa delle donne, una casa della memoria, una casa del cinema, non abbiamo una casa dell'informazione. Creiamo una struttura che sia uno spazio di confronto, di incontro, un crocevia, di discussione,
sull'informazione, dove i giovani possano imparare, dove i giovani possano portare quello che già sanno e che sanno fare meglio di altri, dove si possa raccontare come va il mondo nel bene e nel male, dove si possano far venire esperienze diverse, dove ci si possa mettere attorno a un tavolo e pensare qual è la nostra esperienza e quale quelle di altri paesi. Non c'è a Roma e non c'è forse in Italia uno spazio così. Io credo che Roma ne abbia il diritto e credo che sia un'occasione veramente da non perdere per creare uno spazio di questo tipo, dove l'informazione diventi centrale, diventi una cosa vicina a tutti. Ce l'auguriamo anche noi, ti facciamo i migliori auguri perché questo succeda. E quindi complimenti e grazie davvero. Grazie a voi.